Buonasera, benvenuti, grazie di essere qui. Come sempre, un ringraziamento sincero alla libreria, quest'opera importantissima. Adesso non so se i presenti hanno già assistito ad altre conferenze. Lo scopo principale di questi incontri è di ridurre questa frattura estrema che c'è tra l'uomo contemporaneo e il mondo in cui vive. Frattura poi decisa ormai a livelli astronomici, per cui siamo il granellino di polvere casuale, eccetera, eccetera. Questa separazione poi ha anche avuto uno scopo escatologico, come si potrebbe dire, che illustreremo. Ma è arrivata anche alle strutture più banali della nostra vita. Per esempio, abbiamo un anno di 12 mesi, ovviamente è una nozione abbastanza diffusa. Non la facciamo lunga, cominciamo settembre, ovviamente 7, ottobre 8, novembre 9, dicembre 10, gennaio dovrebbe essere 11 e febbraio 12. Oltretutto corrispondono anche alla scansione delle stagioni. Settembre, ottobre, novembre, autunno, dicembre, gennaio, febbraio, inverno, marzo, aprile, maggio, primavera. Questa. Direte, ma da quale profondo calcolo? No, è una decisione che sembra sia da attribuirsi al re Carlo IX, che non è quello di Svezia, che era stato un re importante. Carlo IX Valois, nato stranamente lo stesso anno, nel 1550, dello svedese, morto a 24 anni e considerato insignificante anche dalla storiografia ufficiale. Questo è un piccolissimo esempio di come siamo veramente artificiali in tutto. Naturalmente questa critica è costante in molte controcorrenti culturali. Lo scopo di questi incontri, e ormai hanno qualche annetto dietro, è di sostanziarlo di conoscenza, di valori reali che bypassino completamente ogni tentativo di suggestione e siano convincenti per la loro forza intrinseca. Cioè, non si tenta di captare la benevolenza, che nella nostra epoca sarebbe un errore spirituale enorme. L'unico tentativo di portare sulla nostra sponda qualcuno deve avvenire esclusivamente a livello del pensiero per convinzione. E in questo siamo veramente quattro gatti, perché chi oggi è interessato di sapere qual è lo scopo della nostra esistenza, perché esistiamo, in che modo tutto il cosmo costruisce la nostra figura? Sicuramente i presenti, ma un'atmosfera di questo tipo vive in poche persone, calcolate insomma a livello anche solo nazionale. Oggi qual è la teoria dominante, la concezione dominante, quella atomistica, materialistica, che di tutto questo assolutamente non tiene conto e che non è poi relegata nelle strutture accademiche o professionali. Ci sono programmi di divulgazione che, utilizzando gli immensi mezzi della tecnologia, ti costruiscono dei filmati completamente falsi, in cui ti sembra di vedere proprio gli astri che ti vengono incontro, che ti girano incontro. Ne ricordo uno in cui, rispettando esattamente la scala, si faceva vedere a una scolaresca un pallone da cuoio come sole e la terra che gli girava intorno con la dimensione di una capocchia di spillo, perché veramente è quello il rapporto. Ora, tutto questo lasciato a se stesso, specialmente verso i giovani, è diventata una concezione della scuola elementare questa, lascia un po' quantomeno perplessi, perché anticamente tutta la società era governata dalla cosmosofia, cioè da una saggezza che contemplava uomo e cosmo come provenienti dalla stessa origine. Un sacerdote druidico, interpretando l'astrologia di allora, che è totalmente diversa da quella che è diventata oggi, anche quella fuori strada completamente, era in grado di indicare alla popolazione per tutti i giorni dell'anno un comportamento perlomeno non difforme.
È molto difficile costruire una concezione sociale che si tenga su se stessa su questa base astronomica, perché se continuamente insistiamo già dalla quarta elementare, quindi dalla quinta elementare o anche dalla terza, che l'uomo è un essere insignificante su un granellino di sabbia, una luce che appare nel cosmo, a quel punto i valori morali sono difficili da sostenere con delle conoscenze. Se il finale che ci aspetta è quello che ci descrivono, cioè che confluiamo nel Sole in un immenso barbecue cosmico dal quale non resterà assolutamente nulla, perché affannarsi tanto poi per migliorarsi, per darsi da fare, la tentazione di impegnarsi soprattutto ad accaparrare per se stessi è molto forte. Ricordo con proprio un dispiacere quando lessi del comandante Cousteau che alla sera portava i figli a guardare il cielo stellato e gli diceva: vedete, siamo un secondo nel cosmo, un caso, guarda un po', un uomo anche di questo spessore che poi ha dimostrato tanto amore per la natura, non riusciva ad andare fuori da questa visione così estemporanea. Ora, evidentemente, se tutto questo è successo, come vedremo, c'è un motivo. Ciò non toglie che uno degli scopi dell'antroposofia, e l'ha sperimentato, è proprio che le conoscenze antroposofiche sviluppano un sentire che va molto di più verso una socialità di tipo corale, ma conservando l'individualità. Perché questa è la grande difficoltà, contemperare le esigenze individuali e quelle collettive. E la conoscenza antroposofica punta proprio in quella direzione. Ora, è evidente che la Terra sarà quello che noi ne faremo. Frase che oggi, con le notizie che arrivano, risulta alquanto preoccupante. Qualcuno si potrà chiedere, ma dopo tante conferenze di natura gnoseologica, così precisa, quasi concettuale, come mai adesso una conferenza quasi mistica dedicata a una figura arcangelica che è un santo? Non veniamo meno ai nostri principi, ecco. Se questa conferenza riesce a creare o a rinforzare una convinzione nell'importanza di questa personalità è un gran successo, ma ci arriveremo sempre attraverso la conoscenza. Il Vangelo dell'antroposofia è che la via del cuore passa per la testa, cioè il sentimento deve essere illuminato dal pensiero, dopodiché si riflette positivamente sul pensiero e il famoso circolo vizioso positivo, testa-cuore, mente-cuore. Ora, il culto di Michele ha una caratteristica piuttosto unica, cioè che la saggezza popolare si è dimostrata molto più intuitiva, diciamolo pure anche più intelligente, sia degli ambienti accademici che forse anche di quelli ecclesiali o di quelli culturali in generale, perché il culto di Michele, dell'Arcangelo Michele, è diffusissimo. Ci sono feste in occasione del 29 settembre, che è la sua festa, che non è nemmeno un giorno di festa nazionale, perché è un giorno lavorativo, dove interi paesi, con la caratteristica di una trasversalità assoluta, perché è festeggiato nel nord Europa, nel sud, nei paesi latini, nell'est, in Medio Oriente, e ha anche una caratteristica trasversale a livello sociale. Uno degli ordini più appetibili per un aristocratico inglese o anche un semplice cittadino che voglia distinguersi è l'ordine di San Giorgio. Appartiene a quella caratteristica di ordini per noi un po' strani come la giarrettiera, ma in Inghilterra l'ordine San Giorgio conferisce una dignità impressionante. Ora, una rapida visione di quello che abbiamo detto. Ecco, il culto dell'Arcangelo Michele da sempre si articola su 7 centri fondamentali che tracciano proprio una linea di spartiacque molto precisa. Si comincia da Skelling in Irlanda, l'abbazia di Skelling, St. Michael Mount in Cornovaglia, qui. Poi c'è notissimo Mont Saint-Michel in Normandia, poi si va all'abbazia di Susa dedicata a San Michele,
il più importante di tutti, che è il santuario sul Gargano, il santuario di Simi in Grecia e quello sul Monte Carmelo ad Haifa. Quindi dall'Irlanda ad Israele è proprio una linea molto molto costante. Naturalmente ci sono anche parecchi altri santuari micheliani, ce n'è uno qui a Perugia interessantissimo, vale la pena visitarlo, è perfettamente sulla linea anche lui. E oltre questo, tra San Michele e l'abbazia in Piemonte ci sono 1000 chilometri, esattamente come tra quella e San Michele Arcangelo, ci sono molte simmetrie. Quindi è un culto molto diffuso, molto popolare, che non trova riscontri nella cultura ufficiale e neppure nella iconografia, diciamo, festaiola, se la mettiamo con questo termine. Non esiste una festa di San Michele, è un giorno lavorativo. Bello sarebbe se un giorno invece si arrivasse a capirne l'importanza. Dunque, tornando all'argomento centrale, l'uomo antico, il problema di cui abbiamo parlato, questa separazione tra noi, il cosmo e la natura, non lo aveva affatto, per un motivo molto semplice. Percepiva contemporaneamente l'azione dello spirito nella natura come essenzialmente attraverso un veicolo, l'aria. L'aria era satura di spiritualità. L'uomo respirava aria e spiritualità. A livello più animico, devo dire, cioè affine al sentire che al pensare. Possiamo dire dunque che respirava anima ed elementi chimici che compongono l'aria che respiriamo anche noi oggi. Voi vi rendete conto che in una situazione del genere, per esempio, la religione non serve a nulla, perché religione viene da religare, ricollegare l'uomo con le sue origini spirituali, ma se io me la respiro, la mia origine spirituale, e ne sono consapevole. Insieme a questo, la circostanza di cui stiamo parlando portava un'altra conseguenza importantissima, la certezza della preesistenza della vita umana. Cioè l'uomo di questo periodo sapeva benissimo che non nasceva dal nulla, ma da una vita spirituale precedente. Fenomeno questo completamente scomparso, probabilmente tranne il mondo antroposofico o qualcun altro, perché anche nel buddismo, per esempio, è considerata eresia parlare di un io che si rincarna di vita in vita. Ci sono delle cause che si producono in un'incarnazione che poi determinano degli effetti nella successiva, ma niente di più. Oggi esiste solo la post-esistenza, per chi ci crede naturalmente. L'abbiamo descritto l'aldilà in una conferenza tempo fa, e quindi un tipo di vita non fisica, spirituale, che però comincia dopo la morte e prosegue in questa direzione. Dunque, la conoscenza della preesistenza era già completamente esaurita al tempo di Aristotele. Infatti, lui è proprio quello che ha teorizzato la post-esistenza. Ed è ancora accettata anche a livello di diverse strutture religiose il concetto che quando un corpo si produce vi si abbina un'anima che poi vivrà in eterno anche dopo la decomposizione del corpo. E perché è successo proprio nell'epoca di Aristotele? Perché la cultura greca è proprio il contrario di quello da cui siamo partiti. L'uomo greco ha separato completamente l'uomo dalla natura. Tutta l'arte greca si basa su questo. Ora, i processi storici, naturalmente, sono interpretabili a molti livelli. Noi diciamo sempre che col mondo greco-romano si è avuto il massimo della cosiddetta anima razionale, cioè il tipo di anima che mette il pensiero a servizio delle percezioni sensorie e le interpreta razionalmente. Ci sono voluti secoli per svilupparla. Il periodo in cui ci troviamo attualmente, che chiamiamo dell'anima cosciente, comincia grosso modo nel 1413. Perché è sta data così precisa? Perché è possibile fare questi calcoli. Ci sono naturalmente anni di preparazione. Tutti intuiscono che si tratta di un periodo eccezionale, che giustifica anche dal punto di vista della storiografia esteriore. Non so, Lutero nasce 70 anni dopo, 455 mi pare sia stata la prima stampa con la macchina di Gutenberg,
di Gutenberg a livello commerciale. E nel 92 Colombo riceve il permesso dall'autorità ecclesiastica di scoprire l'America, tra virgolette, perché i sovrani spagnoli erano cattolici fino all'inverosimile, non l'avrebbero mai autorizzato con un veto della Chiesa, che fino allora sapeva che l'uomo non avrebbe potuto sopportare le terribili forze di quel nuovo mondo e ha impedito saggiamente. Perché accetta in quel momento? Perché succede tutto questo? Perché si conclude la prima fase di un processo cosmico umano colossale. Se noi volessimo dare una spiegazione piuttosto sempliciotta della nostra esistenza, potremmo dire che noi serviamo ad individualizzare l'intelligenza originariamente sparsa nel cosmo come un'aria, come un'atmosfera. È chiaro che un'intelligenza di quel tipo ha delle possibilità, ma ha dei limiti. Quando questa intelligenza riesce a incanalarsi in un'individualità molto precisa che poi raggiunge un'alta evoluzione, può essere utilizzata a scopi creativi molto più alti. Quindi il nostro processo cosmico consiste in questo. Sviluppiamo per milioni di anni una corporeità, soprattutto a livello nervoso sensoriale, che ci permetta a un certo punto che cosa? Di plasmare da soli, gradualmente, questa intelligenza dalla quale siamo stati avvolti fino a quel momento. Esempi. Noi immaginiamo quante centinaia di migliaia di persone hanno partecipato alla costruzione delle piramidi. Siamo un po' stupiti dalla tenacia, dall'insistenza. Ma non è che il manovale che scalpellava lo faceva perché gli avevano dato delle indicazioni razionali precise, assolutamente. Era tutta suggestione. I sacerdoti possedevano il potere di governare questa massa di intelligenza che circondava persone che avevano una personalità appena appena abbozzata, e questi eseguivano anche con grande entusiasmo per ore e ore senza stancarsi, per anni e anni, anni, secoli. E le stesse figure dei grandi faraoni si vede bene da tante testimonianze che avevano quasi questo potere ipnotico sulla casta sacerdotale che poi si trasferiva. Quindi veramente erano guidati da un'intelligenza collettiva perché erano anime di gruppo. Inizialmente noi abbiamo seguito la stessa evoluzione che attraversano oggi gli animali. Qualcuno sarà stato sbalordito nel vedere che a un certo punto in Africa 10.000 bovini partono da una costa orientale, attraversano tutto correndo alla stessa velocità, non si fermano, non sbagliano direzione, vanno tutti nello stesso punto, lo stesso giorno, tutti gli anni. Come fanno? Sono guidati da un'intelligenza collettiva, proprio quella di cui stiamo parlando. Ognuno di loro possiede la capacità di recepire la pressione di questa corrente. Se si staccano dalla mandria sono quasi sempre perduti o finiscono naturalmente preda di rapaci, ma proprio non sanno più dove andare. Per molte ragioni può succedere. Ecco, l'uomo è stato in questa condizione fino al IX secolo. Nel IX secolo, che anche dal punto di vista della storiografia è determinante in molti aspetti, ha cominciato a imparare, a plasmare questa intelligenza indifferenziata secondo la sua personalità che cominciava a svilupparsi a livello individuale. Nel 1415 più o meno, 410, questo processo era completo per quanto riguarda l'impostazione di base. L'uomo era in grado a livello di massa, perché prima questo lo sapevano fare le individualità, ci sono sempre pionieri che vanno più avanti, Aristotele sicuramente era capacissimo di plasmare i suoi pensieri. E questo momento storico si caratterizza dunque per questo fatto, che l'uomo è capace di appoggiare una base fisica a una corrente di pensiero che fino allora non era in grado di effettuare questo collegamento. Questo perché il sistema nervoso si è sviluppato, il cervello si è sviluppato, e questa capacità ha indotto anche la superstizione, che ancora oggi è vivissima, che sia l'uomo a produrre il pensiero. Il Cabanis già diceva: il cervello produce il pensiero come il fegato la bile,
non produciamo proprio niente. Pensate se possiamo essere in grado di produrre la stessa forza che come intelligenza ha creato tutto quello che esiste. Abbiamo imparato a gestirlo, a conformarlo secondo delle nostre personalità individuali, che era proprio il compito di questa intelligenza dapprima indifferenziata. Siamo ancora in pieno in quel processo che decolla definitivamente nell'ultima parte dell'Ottocento, quando chi conosce la terminologia sa che finisce il Kali Yuga, l'epoca oscura. Oscura proprio per questo, perché l'uomo ancora aveva molte difficoltà. Ora, a che punto siamo? Che questa intelligenza divina, spirituale, sta andando a morire nell'intelligenza umana astratta. Noi fabbrichiamo macchine, compiliamo statistiche, non è che andiamo molto più in là. Una zanzaretta ti mette in crisi tutto un sistema sanitario, dovremmo essere un po' più umili. E qui comincia l'azione potente di Michele, che comunque, come vedremo, non si è mai interrotta. Perché Michele è l'entità cosmica che è in grado di collegarsi con chi gli sa andare incontro, liberando il proprio pensiero, e vedremo che significa, e restituire a questa intelligenza astratta anche una spiritualità pregna di essere, che è quello che deve fare l'uomo, perché ormai siamo diventati piuttosto bravi nella conoscenza della natura, ma di noi stessi non sappiamo proprio più nulla. Ne sapeva molto di più il così tanto criticato uomo medievale. Ecco, come possiamo classificare dunque questa esperienza? Non solo come la necessità di cui stiamo parlando, ma anche in riferimento a un altro fattore. Stiamo dicendo che Michele può riportare la spiritualità nella nostra esistenza, in poche parole, nel nostro pensiero, e noi siamo esseri di pensiero. È anche importante per un altro motivo, perché nel XV secolo comincia la decadenza fisica definitiva dell'essere umano. Guardatevi un po' intorno quanti bambini di 4-5 anni hanno mezzo centimetro di lenti. L'udito dell'uomo contemporaneo è indebolito in una maniera spaventosa. Mi dispiace che chi affronta, per esempio, cosa che noi non faremo qui, il discorso sui vaccini basandosi su dei parametri antroposofici ignori proprio questo. La dichiarazione, cioè, chiarissima di Rudolf Steiner, che dal XV secolo noi siamo in decadenza fisica inarrestabile. La Terra ha cominciato lo stesso processo verso la fine di Atlantide. Per chi non ha assistito alle conferenze precedenti, l'antroposofia ritiene Atlantide pienamente esistita. La Terra è piuttosto avanti in questo processo, si vedono le placche tettoniche molto instabili. Noi ci mettiamo del nostro, però per esempio la desertificazione avanza da molto prima che noi cominciassimo a inquinare. Adesso il Sahara è più grande degli Stati Uniti, cioè è una misura che mette paura. Ora, perché dunque è tanto importante l'azione di cui stiamo parlando? Perché l'unica forma che abbiamo per sopperire alle forze fisiche che perdiamo è l'incremento di quelle spirituali. E c'è persino una logica in tutto questo. Il vecchio saggio di una volta si curava attentamente la salute, ma accettava le limitazioni della vecchiaia, perché sapeva che quella decadenza fisica era indispensabile per un corretto passaggio della soglia della morte. Sapeva che consumare sagacemente le forze fisiche dà molto spazio a quelle spirituali, che sono quelle che ti servono appena passi la soglia. Appena sei cadavere, le forze fisiche non ti servono più a nulla. La Terra è imbarcata su un processo simile. Si prepara ad ospitare un'evoluzione spirituale. Quindi questa è un'ottica che spiega molto della recrudescenza delle malattie, della debolezza. È verissimo che si sopravvive a certi mali molto di più. Ringraziamo tutti quelli che ce lo consentono, ma questi mali dilagano a una velocità che fa paura. Ogni giorno in Italia, scusate l'argomento e facciamo gli scongiuri, ci sono 1000 tumori in più, nuovi, ogni giorno.
Queste sono ritmi che una volta erano assolutamente impensabili, anche coi limiti della diagnostica antica, che si dice sempre sì, ce l'avevano, ma non le diagnosticavano. Questo è vero fino a un certo punto, eh? Ippocrate diagnosticava tutto benissimo. Quindi questa presenza michaelita, che oggi cercheremo di approfondire, è molto concreta come apporto. Abbiamo poco da scegliere. O integriamo le forze spirituali o accettiamo soltanto la decadenza fisica. Come siamo arrivati a questo punto? A livello generale. Perché non è tanto semplice immaginare, per esempio, il momento in cui è cominciato il mondo. Se uno si accontenta del grande botto, non credo che sia qui presente stasera. Perché poi uno si dovrebbe domandare, scusa, ma perché a un certo punto è scoppiato tutto? Perché non se ne sono rimasti buoni e tranquilli come prima? E basterebbe questa domanda. Inizialmente noi dobbiamo immaginare il nostro mondo come essenzialmente azioni divine soddisfatte della propria azione e agenti per propria necessità. C'è un'intuizione filosofica di Spinoza, che è una delle più grandi di tutta la storia della filosofia. Mi ricordo ancora il momento in cui da ragazzo Spinoza dice: Dio è libero perché agisce mosso solo dalla propria necessità. Che è una frase grandiosa, che vuol dire che tutto sommato anche lui ha dei parametri a cui deve dare soddisfazione. In un angolo di questa azione cosmica vastissima si determina l'umanità. È parte di questa azione divina complessiva. Quindi inizialmente eravamo parte delle azioni degli dèi, né più né meno. E qui comincia il mistero di Michele. Michele, che noi chiamiamo con un nome singolo, ma rappresenta un insieme di entità celesti o spirituali o cosmiche, come volete, da quel momento già si sente attratto da questa umanità nascente e diventa una specie di angelo custode sua sponte, in poche parole. Questo è abbastanza misterioso, ma spiega molte cose, e comincia a seguire l'umanità da quel momento e non l'ha più abbandonata. E questo è il segreto della sua unicità. Il secondo livello è quella che chiamiamo la manifestazione divina. Già si forma il cosmo come lo conosciamo adesso, sempre con la modestia che ci dovrebbe contraddistinguere, che il mondo che ci riguarda va leggermente oltre le costellazioni fisse. Bisognerebbe essere anche un po' modesti in questo, perché un pastore antico sognava la verità delle stelle meglio di Hubble. C'è stato qualcuno che saggiamente ha detto: non soltanto la luce diminuisce col quadrato della distanza, anche il pensiero. E questo è il contributo migliore che la teoria della relatività ha dato alla nostra cultura, peraltro discutibile in molti altri versi. Ha messo cioè in discussione queste certezze assolute ottocentesche. Ora, in questa prima fase, la caratteristica saliente è che la divinità è tuttora presente nella manifestazione, pienamente vivente e operante. Non si distingue dalla manifestazione. È un periodo che dura a lungo. Poi c'è un gradino successivo, la divinità si ritrae e nella manifestazione resta il suo effetto operante, che è già molto importante. Però qui comincia un evento di proporzioni galattiche, diciamolo pure. Si separa il cosmo dalla divinità creatrice e Michele prende decisamente parte verso la divinità, e da allora si impegna affinché noi invece, come uomini, non ci precipitiamo troppo nella direzione opposta. E infine arriviamo alla situazione attuale, in cui non c'è più nemmeno l'effetto operante, c'è solo l'opera compiuta. Tutta la natura intorno a noi tradisce l'origine divina, è configurabile in questo senso, ma il divino operante dentro non c'è più. E dov'è? È solo nell'uomo. Proprio grazie a questo rapporto fortissimo che Michele è riuscito a mantenere. Questa è una cosa di un'importanza enorme. Perché? Perché ci dà dei compiti immensi verso il futuro. Noi viviamo come esseri compenetrati di Dio in un mondo non più compenetrato di Dio.
è un po' lontana dalla tesi del granellino insignificante, del corpo casuale, parte di miliardi e miliardi. Anche quando noi la sera d'estate ci godiamo il cielo stellato, diciamo guardiamo lo spazio, ma sarebbe più esatto dire che guardiamo il tempo. Quelle che chiamiamo stelle sono solo canali di luce. Dietro a molti di questi canali probabilmente non c'è più la stella. È morta, per esempio, 10.000 anni luce di distanza da noi, ma la luce continua a camminare. Allora, in quest'ottica non ci troviamo a questo punto. E perché Michele ha questa continuità? Perché Michele è fatto proprio di natura pensante. A noi questo può sembrare strano, ma anche le gerarchie si specializzano molto. L'Arcangelo Gabriele, per esempio, si è specializzato nei processi riproduttivi. Non è a caso che l'Arcangelo che va a annunciare la prossima nascita divina è l'Arcangelo Gabriele. L'Arcangelo Raffaele si è specializzato nella terapia, nella salute, nei processi, insomma, relativi alla salute umana. Guardate quanti grossi ospedali si chiamano San Raffaele. Nella cultura cosiddetta quotidiana, chi sa leggere ne trova tante conferme. Ora, Michele ha sempre avuto questo rapporto diretto col pensiero. Prima questo pensiero sparso nel cosmo, e dal IX secolo in poi in questo pensiero diventa sempre più umano. E noi siamo in pieno in questo processo. Infatti abbiamo da poco imparato a usare il pensiero. Su 10 volte, 9 volte lo usiamo male. Siamo circondati dalle conseguenze del nostro pensare molto approssimativo. Dovremmo fare parecchia strada ancora. Quando si determina questo momento caratteristico del XV secolo, fine dell'anima di gruppo, inizio della vita individuale del pensiero, comincia la possibilità della libertà. Perché finché io sono suggestionato come l'uomo primitivo da un'intelligenza che mi circonda, di che devo essere libero? Comincio a essere libero quando? Quando c'è una certa atmosfera spirituale a mia disposizione, io la posso plasmare secondo le mie esigenze. E anche lì siamo dei neofiti, la libertà la usiamo malissimo. Con la libertà, con la L maiuscola, stiamo letteralmente distruggendo questo pianeta. Perché? Perché è da poco che la usiamo. Dire che abbiamo cominciato un pensiero individuale, un'esperienza della libertà nel XV secolo, è proprio l'altro ieri. È veramente, se consideriamo che l'intervallo tra due incarnazioni è di 1.000 anni, quelli che si incarnano oggi è la prima volta che lo fanno. Perché 1.000 anni fa vivevano nell'epoca che abbiamo detto dell'intelligenza diffusa che si trasmetteva per suggestione. Ora, questo avvento dell'anima cosciente, oltretutto, è stato contrastato in maniera violenta, perché per esempio c'era la guerra dei 100 anni, poi in realtà erano 116, Dio, non è una guerra come la Seconda Guerra Mondiale, bombardamento di notte e di giorno, tutti i giorni, c'erano grandi pause, d'inverno tutto si fermava perché il gelo, specialmente nelle regioni più esposte, rendeva tutto impossibile. Molti mesi erano dedicati alle costruzioni difensive, all'approvvigionamento, quindi però 116 anni di conflitto. L'Europa è nata da quel conflitto. E anche lì Michele ha avuto il suo bel da fare, perché per esempio personalità come Giovanna d'Arco, se le studiate bene, fanno qualcosa di grandioso, però non hanno l'impressione di capire bene che fanno. Anche negli interrogatori, poi, dove potrebbe chiarire meglio la sua posizione, non lo fa perché proprio agisce spinta da una forza che la trascina. Non sa bene che cosa fa, però lo fa. E ci sono parecchie personalità in quel periodo, Hus, Wycliffe, soprattutto il cardinale Cusano, che capiscono che stiamo entrando in un'epoca completamente nuova e si battono molto perché subito venga riempita di contenuti spirituali, non solo scientifico-naturali. Naturalmente sono casi isolati e non ci riescono. Prima ancora c'era stata la nascita dei Rosa Croce,
avevano scelto proprio di dedicarsi al servizio di Michele in una maniera addirittura umanamente rispecchiante, perché le entità micheliane hanno una caratteristica eccezionale: stanno attentissime a non trasmettere nulla di proprio nella loro azione, vogliono essere proprio manifestazione e basta. E i Rosacroce avevano il divieto assoluto di far coincidere l'attività esteriore con quella interiore. Si cercavano una professione e non apparivano mai sulla scena pubblica. Cartesio ne ha cercato uno per tutta la vita. Ora, è evidente che a questo punto uno si chiede: ma chi è che ostacolava tanto questo processo? Perché è stato così ostacolato Michele? Qui dobbiamo cominciare un discorso che possiamo cominciare proprio perché abbiamo 10 conferenze alle spalle, e con questa cominciamo a scendere più in profondità. Mi servirò di metafore semplici. Immaginate un architetto a cui venga delegato di ricostruire una città terremotata oppure distrutta dalla guerra. Prendiamo come esempio Berlino. Immaginiamo che ci sia un solo architetto che deve programmare tutto: teatri, ospedali, scuole, civili abitazioni, parchi, eccetera, eccetera, eccetera. Evidentemente questo passa la vita a progettare. Dopodiché non è che può andare lì con la cucchiara. Chiaro, deve delegare molto, a tanti livelli, per esempio già quello che deve chiedere i permessi comunali, quello che deve fare le planimetrie, i calcoli del cemento, eccetera, eccetera. Ecco, i nostri creatori, i spiriti della forma, si sono trovati nella stessa situazione. Mi rendo conto che questi paragoni sono sempre proprio veramente pedestri, però noi siamo un po' esseri pedestri e quindi hanno molti collaboratori a molti livelli. Nella conferenza di luglio abbiamo descritto, per esempio, per chi c'era, l'azione degli elementari, che lavorano nei cicli notturni, nei cicli delle stagioni, nei cicli dell'agricoltura, la pianta che deve crescere in quel punto, appassire in quell'altro, che devono proteggere i semi, eccetera, eccetera, eccetera. Oltre a un certo livello, comunque, nella loro direzione creativa non possono andare. Cioè, diciamolo in poche parole, non possono diventare cattivi. Sono sempre creatori in questa direzione. Però, in realtà, se fosse proseguito questo metodo, noi saremmo ancora esseri perfettamente spirituali, ma senza autocoscienza, perché l'autocoscienza viene solo dal corpo fisico. E l'umanità è stata creata proprio perché serviva un essere del tutto autocosciente, capace di agire in libertà, che manca. Tutte le altre gerarchie obbediscono per irradiazione divina. Questo si poteva ottenere solo come? Contrastando violentemente. Se voi avete una massa d'aria completamente fluida, per ottenere qualcosa di più solido, che fate? La dovete comprimere, 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 e vi viene fuori un gas. Comprimendo ancora vi viene fuori un liquido, se agite anche sulla temperatura vi viene fuori un solido. L'acqua è un liquido che oltre una certa temperatura diventa un solido. È una, ancora una volta, una metafora veramente da vergognarsi. Però è successo proprio così. Le entità che sono rimaste indietro nell'evoluzione cosmica si sono messe a contrastare. E questo perché? Perché proprio perché erano indietro, erano capaci di manovrare la cucchiara, di impastare il cemento, cioè di creare le basi della mineralità. Quello che ci distingue è il fatto di essere enti spirituali ripieni di mineralità. Quando moriamo la lasciamo tutta nella bara e proseguiamo con la nostra entità spirituale. Ma questa mineralità è indispensabile per raggiungere l'autocoscienza individuale, cioè per individualizzare questa intelligenza che voleva individualizzarsi. Quindi è stato necessario uscire dallo studio blasonato e psichedelico del grande architetto e andare nelle baracche proprio dei manovali. Ecco, adesso la stiamo buttando un po' troppo sul secolare, ma queste entità sostanzialmente sono i cosiddetti tentatori dell'uomo, e l'entità che da sempre ostacola l'azione micheliana, contro la quale Michele si batte,
è quella che nella tradizione cattolica si chiama Satana. Ora, qui ci sono stati tanti tentativi di secolarizzazione strisciante, per cui per ottenere consenso si è detto che la figura di Satana è una figura così creata dall'immaginario collettivo per governare con la paura, eccetera. Ma per la dottrina ufficiale della Chiesa Cattolica il diavolo è un'entità perfettamente esistente che ha il suo ruolo ben determinato. Se qualcuno si ricorda la formula del battesimo, rinunci tu a Satana, è la prima cosa che chiede il sacerdote. Se non ho tradotto male, un discorso del Papa in un viaggio in Sud America, mi sembra che abbia detto state attenti che Satana passa attraverso il borsellino. Ma era in spagnolo, quindi potrei aver tradotto male, ma il senso però sono certo che era questo, forse era portafoglio invece Barcellino, questo non mi ricordo. E quindi è un'entità reale, assolutamente agente con intelligenza e coscienza, che ha una sua funzione. Qui c'è tutta una demonologia esoterica sulla quale io veramente stendo un velo. Bisogna capire bene che questa entità ha una funzione assolutamente costruttiva. Se queste entità retrograde non avessero avuto la capacità, per esempio, di sviluppare il mondo minerale, non avremmo lo scheletro. Senza scheletro non avremmo la stazione retta, senza stazione retta non potremmo raccogliere i raggi del sole che sono indispensabili con la loro forza spirituale per pensare. Noi pensiamo grazie a quello. Quindi la demonologia è veramente qualcosa di scartabile a priori. E questa entità, ovviamente, per fare quello che deve fare, deve essere mossa dall'unica motivazione che è valida in tutto il cosmo e che nella nostra cultura è diventata invece un'accezione negativa, cioè l'interesse. Noi nel nostro patrimonio culturale alla parola interesse attribuiamo sempre caratteristiche negative. Ah, è una persona interessata. In quel caso è giusto, vuol dire che si muove solo se c'è un tornaconto. Poi c'è l'interesse addirittura del peccato di usura, eppure quella è giustificata. Ma l'interesse è la mossa più, la motivazione più sana che un uomo può avere. Se un insegnante non riesce a sviluppare l'interesse negli allievi, deve cambiare mestiere. Qualunque anche cosa ha fatto, può fare tutti i corsi di pedagogia di questo mondo, perde solo tempo. L'allievo che va lì e si annoia, cioè, i 10 diplomi di pedagogia, non serve a niente. L'interesse è la motivazione più sana che abbiamo. L'interesse può deviare e naturalmente questo è lo scopo fondamentale di una civiltà, di una società, indirizzare gli interessi in modo costruttivo. Questo naturalmente se dovessimo ritirare la critica in riguardo a questo lo faremmo sicuramente. Questa è una civiltà che sembra fatta apposta per sviluppare gli interessi più distruttivi a livello individuale anche. Guardate sto dilagare di alcol e droga che una volta riguardava delle frange, adesso ci sono i ragazzini di 12 anni che vengono trovati proprio ubriachi e fradici. L'interesse dunque di Arimane qual è? È quello di agire sull'uomo in questa azione assolutamente indispensabile, ma carpendogli tutte le forze che può, perché attraverso le forze umane lui può arrivare a un livello di evoluzione che se no gli è impedito, proprio perché è un retrogrado. È come se il manovale, il capomastro, cercasse di, diciamo così, un po' sgomitare perché vuole arrivare più vicino possibile allo studio dell'architetto e goderne di tutti i vantaggi. Di nuovo paragone veramente blasfemo, meritevole di censura totale. Però le cose si muovono in questo senso. E quindi Arimane non solo ci dà la struttura ossea, ma se noi lo lasciamo andare oltre ci dà proprio la degenerazione ossea, che è un male piuttosto frequente oggi. Ci dà la logica, la capacità del ragionamento matematico estremamente preciso, ma possiamo anche diventare aridi, prosaici, esclusivamente intellettuali. Ci vuole immergere completamente in questa materia terrestre perché è il suo mondo, e lì ci può controllare meglio.
adora la macchina, ci spinge continuamente a costruire nuova, tutta questa spinta a costruire macchine sempre più complicate, viene da quella parte, vorrebbe un mondo costruito come un meccanismo a orologeria, ha una tendenza terribile a farci andare oltre le nostre possibilità, a proiettarci troppo nel futuro, dice esempio, era molto meglio arrivare al nucleare nel momento direttamente dalla fusione, che esiste già nelle armi da 30 anni, ci sono i proiettili a fusione che ti liquefano un carro armato con tutti quelli dentro, però a uso civile ancora no. Beh, il processo attuale a fissione mette paura, intanto siamo sempre lì col temore che qualcuno esce un po' di testa e comincia a tirare bombette da tutte le parti, ma anche uscendo dal terrore militare, quello delle scorie radioattive è un problema terrificante. Forse non tutti sanno che l'Italia si è impegnata dentro il 2022 a costruire il suo deposito per le scorie nucleari, che non sono tanto poche. Ci sono quelle delle quattro centrali e tutte quelle ospedaliere, che adesso mandiamo a trattare in Francia, pagando, perché loro sono molto avanzati da questo punto di vista, hanno 54 reattori, si può capire. Però la Francia ha già detto che dal 22 non li prende più. Adesso che noi riusciamo fino al 22 a costruire un deposito atomico per le scorie, lo vedo molto difficile, perché il sito è già stato scelto, sta in una cassaforte al Ministero dell'Ambiente, ma in campagna elettorale continua e chi lo tira fuori? Se uno dice lo facciamo in quella regione, perde tutti i voti di quella regione e quelle vicine. Arriveremo tardi, andremo col piattino a chiedere la proroga, perché ho studiato il progetto, vi assicuro che un sito per le scorie è un'opera di ingegneria terribile. Deve garantire l'impermeabilità del suono per migliaia di anni. Non ci perdiamo troppo qui. Quindi Arimane ci porta continuamente al di là delle nostre possibilità e alla base delle scissioni esasperate. Se potesse dividerci in migliaia di gruppuscoli uno contro l'altro, questo sarebbe un suo massimo ideale. Ed è alla base, per esempio, dello strapotere dell'economia e oggi della finanza. E anche qui vediamo benissimo uno spartiacque molto lucido. C'è un attacco sconsiderato contro la finanza da tutte le parti. Senza finanza non c'è economia. Se un imprenditore per cominciare a costruire, a intraprendere, deve aspettare di guadagnare, non parte mai. Un capitale iniziale che qualcuno glielo presti è assolutamente indispensabile. Quindi la sana finanza è indispensabile per un'economia fiorente. E certo, se poi la finanza comincia a perseguire scopi suoi autoctoni, è come un sistema immunitario che comincia a rigirarsi contro se stesso invece che contro le malattie. E naturalmente diventa il nemico della finanza. Però anche lì l'arbitro della situazione non è Arimane. Non ci impone di creare miliardi di derivati, di abolire la Glass-Steagall per meriti elettorali, di cartolarizzare tutto il cartolarizzabile per decenni. L'altro ostacolatore fondamentale va da tutta l'altra, da direzione completamente opposta. Questo è più conosciuto perché Arimane è un nome persiano, è quello che Zarathustra ha scelto come alter ego della luce Aura Mazda, Arimane le tenebre, è Lucifero. Lucifero è molto presente nella nostra cultura, è quello della mela, del serpente, del giardino terrestre, e punta in tutt'altra direzione. Va verso l'entusiasmo anche mistico, religioso, agisce nel sangue e lì possiamo avere tutte le degenerazioni delle infiammazioni del sangue, tutte le malattie luciferiche riferibili al sangue, tutte quelle arimaniche, principalmente alle ossa. La morte comincia sempre nello scheletro. Questa è una vecchia conoscenza della medicina di Ippocrate, di Paracelso. Una volta il simbolo della morte era sempre lo scheletro, i fili dell'alta tensione, eccetera, eccetera, eccetera. Lucifero quindi ci vorrebbe portare lontano dalla Terra, in mondi olimpici inesistenti, non vuole che assolviamo i nostri compiti terreni, però è anche quello che ha creato l'arte, la fantasia, lo spirito immaginifico. Immaginate una vita senza musica, senza pittura, senza mette i brividi. Questo lo dobbiamo tutto a lui. Lucifero è alla base dell'arte greca e anche della gnosi.
cioè un tipo di speculazione molto profonda. Oggi io non so chi potrebbe dire di arrivare a quel tipo di profondità di pensiero. Non vedo proprio nessuna realtà, a parte l'antroposofia, evidentemente. Ora, Lucifero ha anche altre, per esempio, detesta la tecnica, il contrario esatto di Arimane. Ci vorrebbe tutti a livelli più o meno bucolico, georgici, con l'asinello o qualcosa del genere. E tende all'esaltazione mistica, è pieno di mistici che non si sa bene quali realtà dicono di intravedere o inseguire. E questo è tutta un'esagerazione luciferica, non c'è niente di solito. Se uno si immerge dentro se stesso per trovare col pensiero razionale la mistica, si addormenta in genere, non ci trova nient'altro. E tende a portarci nel passato altrettanto quanto Arimane ci vorrebbe proiettare nel futuro. Tutti quelli che in tarda età inseguono una giovinezza, magari con l'aiuto di pilloline colorate, e sono tutti schiavi di questa tentazione luciferica. In genere sono persone che non amano il pensare preciso, perché Arimane è un gran freno contro Lucifero e Lucifero contro Arimane. Ma insomma, poi alla fine chi è che decide tutto? Noi! Dal XV secolo lo possiamo fare, sempre di più. Quindi questa demonologia autocondizionante francamente non esiste. Si tratta di due forze che costituiscono le due sponde che ci permettono un percorso che altrimenti sarebbe mancanza continua di riferimenti. Ti butti troppo da una parte e ti vengono le malattie di quel lato e ti riportano al centro. Ti dai una vita eccessivamente astratta e ti vengono le malattie luciferiche e ti riportano al centro. I due sono pericolosi perché? Perché lo fanno non per noi, lo fanno per loro. Sostanzialmente questa è la cosa da temere. Perché se non lo facessero così non lo farebbero bene. Si fanno bene le cose quando abbiamo un forte interesse nel farle. Questo vale a livello universale. Lo ripeto ancora una volta, quando sento trattare male un sano interesse, dico tu non hai capito proprio niente della vita. Con che cosa lo vorresti sostituire? Con un dogma, con un comandamento, con la paura di una minaccia legale, con l'incentivo di un forte guadagno? Ma scusa, sa, allora è molto meglio se io coltivo il mio figlio, quello che è l'interesse più sano che c'ha, e glielo lascio espletare. Sarà sempre meglio, in tutta la vita se la passerà sempre meglio che se lo obbligo a coercizzarlo in qualche modo. L'interesse semplice e puro è la molla inevitabile che non va evitata nella vita umana e non solo. Ora dunque noi ci troviamo in questa situazione delicatissima, perché una volta l'equilibrio tra i due lo dava quella cornice generale di mistica e di intelligenza, la fede tremenda nella paura della morte, del diavolo, la potenza che aveva, immaginatevi Enrico IV che va a piedi fino a Canossa, lo ha fatto per interessi secolari, ma che potere aveva chi l'ha obbligato ad andare a piedi? E siccome adesso tutto questo, che era incentrato nei misteri, in questi templi importantissimi dai quali si generava ogni contatto tra la spiritualità umana e quella divina, pensate a Efeso, pensate a Delfi, tutti i culti di Mitra, San Pietro è costruito su un culto di Mitra a Roma, tutto questo non c'è più. Come ci dobbiamo tenere in mezzo ai due? Attraverso due processi. Il primo è assolutamente indispensabile, affiancare alla scienza naturale quella che noi chiamiamo scienza dello spirito, cioè tutte le conoscenze che cerchiamo di comunicare in queste conferenze e anche tutte le altre dell'antroposofia che non riusciamo a comunicare per nostri limiti. La seconda, che al legittimo impulso alla libertà, che oggi è praticamente mondiale, va affiancata e sviluppata la consapevolezza di essere parte del cosmo e non una cellula impazzita espulsa in chissà quale supernova esplosa. Se non c'è questo aggancio cosmico, la libertà diventa arbitrio, non ci sono dubbi. E qui è la posizione centrale di Michele. Michele è proprio la forza che ha la capacità di portare la spiritualità, che una volta era solo a livello del sentire, la devozione religiosa, a livello del pensare. E noi oggi siamo uomini del pensare.
Senza questo rimarremo con questa intelligenza astratta che è molto autodistruttiva. Ora, qualcuno potrebbe anche chiedere, ma questa posizione centrale di Michele da che cosa deriva? Deriva da una situazione molto semplice, che il dramma dell'uomo moderno è proprio la comunicazione con i mondi spirituali. Immaginate l'antico Egitto, il linguaggio egiziano era immaginativo, cioè le parole erano descritte con geroglifici. Quindi anche quando l'uomo parlava con la divinità, nei mondi spirituali le parole non esistono, esistono immagini e suoni, non c'è altro. Si parla, si comunica per immagini e per suoni, l'armonia delle sfere di Pitagora. Quindi l'uomo egiziano era facilitato moltissimo anche nel dialogo con gli dei, perché queste immagini erano comprensibilissime. Persino nella cultura, ideogrammi cinesi, ancora. Ma immaginate la nostra possibilità di espressiva. Il nostro linguaggio da secoli è solamente un linguaggio estratto dalle cose concrete. Ci è rimasto pochissimo di non materiale. Ora, per i mondi spirituali, tutte le cose materiali non esistono. Dove c'è una sedia, per il mondo spirituale c'è un vuoto assoluto. Perché lo spirito passa bene nel sistema nervoso? Perché per i mondi spirituali è vuoto, morto, non esiste. Infatti è l'unico tessuto che non si ricostruisce. Essendo completamente privo di vita, è proprio materia. E lì passa bene il mondo spirituale. Perché la corrente elettrica passa proprio bene nel rame? Perché rispetto alle sue esigenze è un vuoto assoluto. Se ci mettete in mezzo qualunque ostacolo organico, immediatamente non passa. Per esempio la plastica che avvolge i cavi. Ora, Michele, avendo accompagnato il pensiero umano da quando era cosmico, piano piano si è inserito nella coscienza dell'uomo fino adesso, è in grado di interpretare anche i nostri linguaggi contemporanei fino a un certo punto. E qual è questo punto? È quello che l'uomo raggiunge attraverso queste conferenze, questi studi, sollevandosi dal linguaggio esclusivamente materiale. Più di tanto non può scendere, ma l'antroposofia serve proprio per arrivare al suo livello. E questa è l'unica possibilità di contatto tra il pensiero umano e quello che chiamiamo il pensiero cosmico. Non ce ne sono altre. E già si capisce da questo che, per esempio, se Gabriele volesse fare la stessa cosa sarebbe completamente perso, gli altri non capiscono assolutamente niente. Questo ha dei riflessi di un'importanza eccezionale, perché, per esempio, noi studiamo e ascoltiamo programmi di astronomia, diciamo, scientifica, ma mentre dormiamo viviamo l'astronomia vera. Il nostro io e il corpo astrale vanno veramente nella realtà degli astri. Quando ci svegliamo questa dicotomia è terrificante, è alla base di quasi tutte le malattie nervose. Durante il sonno noi dovremmo poter comunicare con l'arcangelo. Ogni arcangelo è radicato in tutti gli abitanti, in una nazione, in un popolo. È la più grande garanzia per la coesione sociale. Non capisce assolutamente nulla. Il nostro modo di esprimersi è assolutamente turco per lui. Il contatto è perso completamente. E questo ha delle conseguenze gravissime sia sulla psiche umana che sulla tenuta sociale. Ora, il fatto che ci sia un'entità che invece, se noi arriviamo a un certo livello, è capace di capire quello che diciamo e trasmetterlo, ne fa l'unità assolutamente centrale. Il suo ruolo non è sostituibile. Questo spiega perché a livello popolare il culto di Michele è così potente e così diffuso. E è anche così trasversale, lo trovate nella religione ebraica, in quella cristiana ed altre nella religione animiste, ci sono figure simili. Ora, questo è un po' il quadro generale della situazione. Michele ha altri due compiti molto importanti che corrispondono all'essenza stessa della nostra vita. Abbiamo detto che l'uomo antico riusciva ad avere completa condivisione con la natura perché percepiva lo spirito nell'aria. Nella Bibbia si dice che quando la divinità trasmette la vita all'uomo, lo fa insufflandogli aria. Questa è proprio la prova perfetta di quello che stiamo dicendo.
Oggi questo non c'è più, ma è scomparso del tutto? No, quel fenomeno si è trasferito nella percezione sensoria, che in quella dell'uomo moderno è molto sviluppata. L'abitante di Atlantide vedeva tutto in una nebbia, però aveva una memoria mostruosa. Quando, soprattutto nella luce, l'etere della luce ci colpisce, gli va incontro l'etere da noi, attraverso l'occhio che produciamo noi, ed è questo che produce il fenomeno visivo. Un buon occhio è assolutamente neutro, non partecipa assolutamente a questo processo. Quando gli viene la cataratta, non è più neutro e il processo si interrompe. Lì, tuttora, l'etere della natura e l'etere umano si incontrano perfettamente, però non ne abbiamo la percezione. La coscienza immaginativa, che è uno dei gradini che si sviluppano con l'antroposofia, porta proprio a questo, a percepire il mondo eterico, e a quel punto non c'è più questa separazione tra noi, il cosmo e la natura, perché arriviamo a percepire la stessa entità fuori e dentro di noi. Goethe ha cercato questo tutta la vita. Potremmo dire che finalmente il campo unificato, rubiamo questa espressione dalla fisica, che i fisici cercano dalla notte dei tempi. E questo mi sembra già una meta che è completamente nelle mani di Michele, perché? Perché l'unica strada è quella che descrive l'antroposofia. Provatene altre, se ci riuscite io sono contentissimo. Non sembra che nessun'altra strada sia riuscita a percepire l'etere della luce come un'esperienza. La seconda è ancora forse più importante. Noi siamo stati creati con uno scopo molto preciso, portare nei mondi spirituali delle esperienze lì indispensabili che si possono fare solo nel mondo della materia. Lo facciamo per esempio quando, morendo, il cadavere lo lasciamo alla terra e tutta la spiritualità che abbiamo prodotto la consegniamo al mondo. È la parabola dei 20 talenti. Che ne hai fatto? Me li sono consumati tutti, male. Eccoli qua, li riporti 20. Tu 40, ecco. Una vita ben spesa aumenta la spiritualità che riceviamo alla nascita e ne depositiamo nel mondo una quantità superiore morendo. Ora, tutto questo si svolge a molti livelli, ma proprio per la materializzazione terribile che abbiamo raggiunto, i cadaveri, per esempio, non trasmettono più nessuna spiritualità alla Terra. E quelli muoiono tutti con una coscienza assolutamente materialista, atomistica, che devono trasferire. C'è rimasto un po' di sentimento religioso, ma quello è a livello del sentire, però. Devozione senza porsi domande, senza questionare, ma noi siamo uomini del pensiero dal XV secolo. È inutile pensare di poter continuare, che la devozione del sentire non è basata sull'analisi e sulla critica vedicante, è basata sul dogma, sull'accettazione passiva, dove addirittura il pensiero non è gradito. Ma questa è una civiltà che è fondata dal pensiero, è portata avanti continue scelte concettuali, intellettuali. È proprio lì che ci manca lo spirito. Questa è una funzione importantissima che svolge Michele, e lo può fare solo con questi uomini che arrivano un po' a superare il livello attuale del pensare, che è proprio uno dei risultati, per esempio, dello studio dell'antroposofia. Quindi, chi studia l'antroposofia non lo fa per se stesso, lo fa per la società, perché il senso sociale lo aumenta molto, e anche perché nottetempo Michele gli legge proprio nell'anima e porta nei mondi spirituali conoscenze che lì sono cibo, nutrienti. Se non le ricevono, non possono poi mandare il cibo a noi, è un ciclo terrificante, per cui la decadenza diventa inarrestabile. Ora, tutto questo si può temporizzare? Sì, si può temporizzare. Quando l'estate è arrivata proprio al massimo della insopportabilità, tutti avvertono che veramente c'è qualcosa di pesante. Parliamo di Ferragosto come il punto centrale. Ferragosto è proprio il massimo dell'azione arimanica sulla Terra, che è facilitata da che cosa? Dall'abbondanza di zolfo. La tradizione ci fa vedere quel signore con le corna che emana un odore di zolfo.
Proprio lo zolfo nell'aria facilita moltissimo l'azione delle forze arimaniche. Andatevi a studiare i mesi di agosto e vedrete che la prima guerra mondiale comincia il 14 agosto. L'esercito tedesco è partito per attaccare la Polonia il 30. Guardate la cronaca di agosto, delitti efferati, cose terribili. Ecco, Michele interviene potentemente in questo, perché quando comincia con la notte di San Lorenzo, che mi pare che sia il 10 agosto, ma quest'anno hanno detto che era più potente il 12 e il 13, questa caduta di meteoriti, quelli contengono ferro meteorico, il quale interagisce col ferro che abbiamo nel sangue e dà veramente coraggio, dà la forza per resistere a questo attacco arimanico potentissimo. E non solo, ma già in questo la conoscenza popolare dice che se uno ha un carattere forte, coraggioso, c'ha quello, c'ha una volontà di ferro. Il contrario si dice che c'ha il sangue annacquato, perché l'acqua è la nemica del ferro. L'acqua fa arrugginire con tutti i prodotti, ferro, eccetera, ma se il ferro è attaccato di brutto dalla ruggine, per salvarlo ne perdete parecchio, dovete amputare forte. Quindi tutta la nostra civiltà è costruita sul ferro. Quando Eiffel scelse il materiale, tutti gli dicevano, ma no, scegli l'acciaio. E lui fu intelligente e capì, no, il ferro nel tempo resisterà meglio. Aveva perfettamente ragione. Direi che solo la scelta del materiale ne fa un grande, veramente un grande ingegnere. La Torre Festa all'Insermo c'ha una manutenzione piuttosto modesta, soprattutto gli ascensori, la parte elettrica per la segnaletica antiaerea, cioè perché ci si può andare a sbattere. Tutta la nostra è una civiltà costruita sul ferro. Noi dovremmo imparare a considerare anche l'esistenza del ferro meteorico, che questa azione potentissima che fa Michele, senza la quale veramente l'azione arimanica non avrebbe limiti. E la fa andando verso la sua festa. E qui arriviamo praticamente alle battute finali. E cioè quali? Gli automatismi spirituali sono morti tutti, non ce n'è uno che sia sopravvissuto. Proprio perché l'uomo ha cominciato la via della libertà, si deve attivare lui. Michele non ci forza in nessun modo, non tenta assolutamente di portarci dalla sua parte, sennò contraddirebbe proprio la sua meta principale, che è fare dell'uomo un essere autocosciente e pensante. Si limita a mostrarci la superiorità dell'intelligenza che abbiamo lasciato dei nostri padri creatori di fronte alla seducente intelligenza arimanica della macchina, perché questo è. Noi oggi veneriamo le macchine come gli antichi veneravano Stonehenge o i totem nelle popolazioni americane del sud. La macchina è il nostro Moloch. Bellissimo il film di Fritz Lang, Metropolis, dove si vede questa macchina che non si ferma mai, aveva intuito magnificamente. Ora, volendo dare un contenuto a questa festa, come la possiamo visualizzare? È la festa di San Michele, è la polarità opposta alla Pasqua. La Pasqua è la festa della risurrezione dopo la morte. San Michele dovrebbe essere la festa della resurrezione prima della morte. È molto importante non morire con una coscienza completamente materialistica. Fondamentale, perché dall'altra parte rimaniamo 7, 8, 10 secoli, se non si sono fatti studi esoterici, quelli no, quelli accorciano molto. È come se uno nasce cieco, non si augura a nessuno, penso sia la cosa più, viene voglia subito di toccare qualche cosa. La cosa più terribile che possa succedere. Ma se uno muore con una coscienza completamente plagiata dall'attuale concezione atomistico-materialistica, dall'altra parte è proprio cieco. È importantissima una risurrezione prima della morte. Allora, quella è stata quella pasquale è una risurrezione del corpo, corpo particolare, eccetera, eccetera. Questa deve essere una risurrezione dello spirito. Michele porta proprio questa forza. E se si riuscisse a portare una convergenza di anime in questa festa, lui potrebbe operare ancora meglio e soprattutto si completerebbe la sanissima, ancora molto viva intelligenza popolare, che però si muove solo a livello della devozione.
in tutte le cerimonie che ci saranno il 29, nessuno ha capito una parola, tutto, non ha mai sentito nemmeno un sospetto di tutto quello di cui stiamo parlando oggi. È importantissimo se qualcuno invece la vive sulla base della conoscenza, e naturalmente questo gli svilupperà anche una devozione. C'è una frase bellissima che dice che se due persone sono tutte e due buone, ma una anche colta, sarà anche più buona. Non ci sono dubbi su questo. Quindi sarebbe molto importante che come risultato di questa serata, il 29, magari riascoltandosi su internet la conferenza, riuscissimo ad aggiungere alla devozione personale una conoscenza piuttosto convinta. Ci sono domande? Prego. Infatti mi ha ricordato che in Sant'Agosto pensavo di avere un diagnomi che sono stati. Senta, deve alzarsi e venire forse più vicino. Sant'Agosto ha fatto pensare. Pensare a agosto, insomma, è un pensiero triste. E a Bunghi Atomi che sono stati due sghiacciati. No, quello. La bomba atomica. Due. E il terremoto in Messico due giorni dopo? Quello che volevo chiedere, no? Era riferito, vari spunti dato oggi, per quello che volevo chiedere era riferito in particolare al discorso di Arimane e Lucifero, che ovviamente sono due forze ostacolatrici, due oppositori e tutto quello, però è come, è ovvio che fanno il loro, lo fanno pure bene, no? Fanno il loro lavoro, però ci fanno pure un favore, in maniera diciamo aberrante, no? Perché se uno si sa direzionare al centro, in questo famoso centro, diciamo che va dritto. No, so usare parole, è difficile. La sana e va lontano. Sana e va lontano. Però c'è un discorso. Se Arimane e Lucifero sono delle enormi forze spirituali. È come se loro rimangono inevoluti. Addirittura a quel punto è arrivato lei. No, che è arrivato a quel punto? Che a me questi Arimane e Lucifero si erano fatti due risate, dice questo mo vedevo come se lo giocavano, non è quello il problema. Il discorso è che è come se stessero talmente sviluppati in forme, che ne so, egoiche, non me ne ha, che dice stiamo bene così. Sì. Cioè, dunque, allora guardi. Innanzitutto sono due assoluti insoddisfatti, perché vede, Arimane è fatto in modo tale che non si può incarnare in un animale, non si può incarnare in un uomo né in un vegetale, deve vivere nel subminerale. E se lei trasferisce questo all'immagine di San Giorgio che colpisce il drago, è la stessa cosa, si riferisce a Michele. Non a caso, vede, noi abbiamo detto che Michele lancia il meteorite pieno di ferro e Michele opera con una spada di ferro. Il drago ha sempre questa forma, perché? Perché cerca di catturare l'uomo attraverso gli istinti più bassi. E San Giorgio, nell'immagine collettiva diffusissima, cerca di allontanarlo dall'uomo e di ucciderlo. Ora, è evidente che se lei fa un mestiere per un certo numero di anni, diventa più bravo, evolve, inevitabile, anche loro. Finché fanno il loro lavoro, diventano più bravi, arriveranno a un livello tale per cui l'uomo sarà così evoluto che non ha più bisogno di queste due sponde e a quel punto comincerà una nuova fase di evoluzione pure per loro. Però le posso assicurare che lei non deve andare qui tranquillo uscendo, perché non è per questa, non è per quest'anno, insomma. Solo un'altra cosa, se posso, quando si parla di immagini e suoni e musica, l'immagine e musica che fa parte appunto del mondo spirituale, come, dove noi siamo pienamente, da dove ci siamo completamente però allontanati, tranne che però attraverso l'arte noi sentiamo di tornare lì a volte. Sentivamo, per me a volte sentiamo, perché secondo me ci sono degli artisti adesso che riescono. Sicuramente non siamo più così partecipi di quel mondo, no? Però l'evoluzione che abbiamo avuto attraverso il linguaggio, le parole che ci ha allontanato, perché tante volte è solamente un parlare intellettualistico, un parlare arido, no?
però c'è anche la possibilità che appunto non si può sperimentare assolutamente nel mondo, che solo l'uomo può portare a e che abbiamo detto massima. Che quelli aspettano proprio le nostre esperienze, ci hanno creato proprio, perché lì le esperienze che facciamo qui non le possono fare. D'altra parte, se lei vede, da dove sono nati i linguaggi? Prima si parlava una lingua sola, poi interviene Lucifero, Torre di Babele, ognuno parla i suoi, cioè, oggi siamo in piena Torre di Babele. Quindi non usciamo dallo stesso percorso. Tutto quello che ci è stato dato per individualizzarci ha fatto il suo compito, è compito nostro adesso recuperare tutto ciò che ci mantiene individuali ma ci ricollega. Sa, si dice in relazione al Vangelo di Giovanni, lo spirito si fece, il Logos si fece carne, il compito dell'uomo è che la parola, che la carne torni di nuovo parola. La nostra missione futura è tutta questa, noi siamo discesi fino alla materia e da soli 2000 anni abbiamo cominciato il percorso opposto. Lo scopo è che la carne diventi parola nuovamente, che è molto lontano, e su questo non posso dirle altro. Grazie. Prego. Se vuoi fare una domanda, devo alzarmi? Sì, ma no, lei può stare anche seduto forse o no? No, meglio che si alzi. Interferisce. Allora, io avrei un paio di domande, sempre legate alla rimanere. Due gliele concediamo. Ok, due, sì. Di più, assolutamente. Sì, sì. Sempre legate comunque al discorso. La terza si paga. Allora, sempre legate sempre alla rimanere uscita. Allora, non so, io ricordo vagamente, però non sono certo, quindi vorrei una cosa. Questa è la prima domanda. Ma non ha parlato Steiner del fatto che ci sarebbe stata alla fine del Novecento un'incarnazione di Arimane? Questa è la domanda di un essere umano. E poi, quella più, anche più importante, cos'è invece, cosa devo intendere per gli asurici? Cioè, diciamo sì, gli asura, che diciamo come ostacolatore. Può prendere il microfono, grazie, vorresti dire. Guardi, rispetto alla prima domanda, una risposta che va un po' oltre una conferenza pubblica. Non l'ha detto comunque nel Novecento, non è previsto nel Novecento. Averrama, siamo lontani. Quindi comunque Averrama. Cioè. Certo. Per quanto riguarda Asura, è un termine che è stato un po'... Perché per esempio gli arcani si chiamano anche Asura. Però bisogna ammettere questo, che... noi siamo un po' legati all'angelo ribelle Lucifero, che viene insegnato al catechismo questo, quindi è una questione che tutti quanti ha. Per cui insomma i ribelli sarebbero solo gli angeli, ma se lei prende una scolaresca di qualunque tipo e parte dallo stesso livello didattico, vedrà che dopo 3 anni tre sono arrivati molto avanti, 4 stanno di due non sono partiti per niente. Succede anche nell'evoluzione delle gerarchie. Quindi ci sono angeli regolari e angeli retrogradi. Ci sono arcangeli regolari e arcangeli che rimangono indietro. Le entità che vanno oltre il livello arimanico sono chiamate in questo senso asuriche. Però ancora per fortuna nostra non hanno la stessa presa sulla... Dipenderà molto da quello che fa lei, che farò io, che faranno tutti quanti. Lei, diciamo no. Che non sono per un'eterogenesi dei fini non danno, diciamo così, per un'eterogenesi dei fini, un aiuto all'uomo involontario, perché ostacolandolo aiutano la libertà. Sono proprio distruttrici. No. Guardi, una risposta legata alla storia del Novecento. Non so se lei si ricorda, ci fu un pedagogo americano che scrisse dei libri: lasciate i figli liberi, fategli fare tutto quello che vogliono. Prima di morire ne ha scritti di più per dire scusatemi, mi sono sbagliato. Ha creato un disastro di generazione terrificante, perché il meccanismo fondamentale dell'educazione e della vita dell'uomo è la ricompensa dopo il sacrificio. Se questo si rompe, è il meccanismo dell'alpinista. L'alpinista perché gode tanto, anche poi dopo 30 secondi deve scendere che arriva la tormenta, è stata la fatica, il rischio di arrivare lì. Se lei conquista una cosa senza faticarsi, la gode poco, se le è costato tanto, quello è un godimento immenso. Ora, in quest'ottica qui, che vuol dire? Che non solo queste due entità hanno funzione di argine e di sprone, perché ripeto, senza Lucifero non avremmo l'arte, saremmo aridi arimanici, calcolatori che fabbricano algoritmi, questo è Arimane.
Ma se non ci fosse rima, ne saremmo all'età della pietra, cioè mangeremmo le banane con la buccia, insomma, non avremmo avuto nessuna evoluzione tecnologica importantissima. Lei non sarebbe qui, io nemmeno, non esisterebbe niente se fossimo all'età di San Francesco. Il viaggio Perugia-Assisi ci si rischiava la pelle. Ora, la funzione quindi è di stimolo, di contenimento, e l'ostacolo per l'uomo è importantissimo. Tempo fa mi colpì molto l'interrogatorio di due giovani pariolini che saranno arrivati fuori, che presero dietro fuoco un barbone. Il magistrato, che era una bravissima persona, disse: ma scusate un po', ma che vi ha preso? Che vi aveva fatto questo? Quindi ha risposto: non sapevamo che fare, ci annoiavamo. È andato a verbale, mi credo, è andato a verbale. Cioè hanno avuto tutti. Sono arrivati lì tutti e due con motociclette potentissime, gli amici loro, macchine fuori serie, viaggi in tutto il mondo, abiti firmati. Non hanno avuto ostacoli e quindi non hanno nemmeno sviluppato quella minima morale del buonsenso che è indispensabile. Anche nell'educazione valgono i due principi, né troppo coercitivo, né perché è il mestiere più difficile del mondo, il genitore? Perché ogni sera deve dire: stasera gli do una sberla, no, stasera gli do una carezza, ma se non gliela dà mai la sberla, che poi quelle fisiche fanno meno male di quelle psichiche, degli insulti, perché gli insulti segnano a vita, uno schiaffone va, finisce lì, e poi scuote il corpo eterico della testa che non fa mai male. Siamo sempre nella stessa cosa, la funzione di ostacolatore dei due è indispensabile. Ricordo che la nostra maestra in prima elementare a una domanda di un bambino disse: ma perché c'è tanto dolore nel mondo? E lei raccontò: ma c'era un falegname che mentre lavorava vide passare un corteo di funerale, tutti piangevano. E allora chiese a un bravo uomo: signore, ma perché tutto questo dolore nel mondo? E lo crocifisso, dice: ma vuoi che lo tolgo? Sì, per favore. Continua il funerale, lui intanto si taglia tre dita, poi si taglia il polso, poi rimane con mezzo braccio, alla fine: oddio, adesso non hai capito a che serve il dolore, sì. Sì, mi ridammi il braccio, eccetera, eccetera. Favoletta da bambini, però a me, per esempio, me la dissero a 5-6 anni, è stato un imprinting favoloso, perché nel momento in cui uno si vuole lamentare troppo, dice: beh, ci sarà un qualche utilità in tutta questa sofferenza. Se lei guarda la sua vita all'indietro, non so, questa è una scelta sua, vedrà che è cresciuto solo dalle difficoltà, dai colpi del destino, dai schiaffi ricevuti inutilmente, quello è cresciuto. Tutti i momenti belli sono indispensabili perché ci fanno amare la vita, ma lì non si impara niente. Si cresce nelle difficoltà, negli ostacoli, superando gli ostacoli. Questo è il vecchio discorso: se nell'uomo c'è più nel mondo c'è più infelicità o gioia. Il calcolo si può fare, probabilmente c'è più dolore. Ciò non toglie che l'uomo continua a voler vivere anche per quella differenza. Se mi tolgono tante cose ma mi rimane un vantaggio, è lo stesso, è abbastanza per continuare a vivere e godermela. Nonostante le difficoltà, il numero dei suicidi è ancora molto, molto fortunatamente basso. Possiamo quindi dire che l'azione del pensare è tripartita in questo senso, cioè Satana da una parte che ci dà l'arte e quant'altro. Lucifero. Lucifero. No, non si sbagli che si offendono, ma sono molto permalosi. Arimane dall'altra parte che ci dà la... Calcolo, mentalità... E Michele che ci dà la filosofia e la saggezza. No, Michele le dà la forza, se lei arriva al suo livello, di collegarsi col logos creatore originario, quello dei primi versetti del Vangelo di Giovanni. In principio era il logos, era il verbo, in archene è non logos in greco, varashit barach Elohim ebraico, che è quello che le dà la forza di tenere i due a bada. Michele questa forza non gliela dà, gliela dà il contatto con quella forza, e non ce ne sono altri. Perché noi siamo esseri di pensiero e col semplice sentimento vede bene che col sentimento ci sono sunniti e ascii, si ammazzano in nome di Allah, è quasi impossibile fermarli. Sono convintissimi, si muovono soltanto a livello del sentire. C'è una poesia attribuita a Stein. Venga, venga.
Venga, venga, si deve esporre. Buonasera, c'è questa poesia attribuita a Steiner da un suo allievo, è autentica, la possiamo... ne sai niente? Di poesie steineriane ce ne sono. No, proprio per Michele Arcangelo, una poesia... Anche, non so, ce ne sono diverse, se lei è certo che sia di Steiner, sì. No, io non sono certo, ho letto che c'è questa poesia che l'ha riportata questo allievo tedesco che muore. Che è certo che fosse di Steiner? Volevo chiederti se tu la conosci. Ma io le conosco parecchie, quindi non so di qua. Di Steiner? Di Steiner, e dove sì. Le possiamo trovare? Le può trovare... Purtroppo, vede, Steiner è stato un uomo furbissimo. Perché siccome ha pensato, se io scrivo nel modo facile, gli ingegneri si leggono solo quei 2 o 3 libri di fisica e matematica e la finiscono lì, i medici si leggono solo quei 3 libri, gli economisti, io invece ti metto una grande verità economica in un libro di medicina, una grande saggezza diagnostica nel libro di ingegneria, così uno è costretto a leggerselo proprio tutto se vuole arrivare. Questo quindi, non so... ci sono preghiere che sono più che poesie, preghiere dedicate a Michele sparse un po' dappertutto, ma per esempio nella missione di Michele, proprio il libro, lì insomma ci sono parecchi riferimenti che si possono meditare tranquillamente come meditazione. La missione di Michele. E l'altra cosa che volevo chiederti è l'illusione luciferina di cui faceva anche la domanda precedente. La nostra consapevolezza riesce a identificare questa creatività, questo pensiero? Che se non ha avuto una preparazione di quella che cerchiamo di fornire qui, dell'educazione, del pensare, del sentire, del volere, compresi gli esercizi, perché l'altra metà dell'antroposofia è quella, il mondo sta dimostrando di no. Il mondo rincorre delle illusioni terrificanti. Guardi, le voglio dire una cosa che potrebbe anche sembrare fuori tema. Se può rispondere il microfono, si siede perché è piuttosto lunga. Ricorrente è una critica verso l'antroposofia e tutti quelli che sono chiamati catastrofisti, che poi sono le brave persone che sono ecologiste, che predicano una crescita sostenibile, che si muovono in una direzione più umana della gestione del mondo del lavoro, eccetera. E giorni fa su un importante quotidiano nazionale c'è stata l'ennesima, 2 pagine piene. L'accusa è semplicemente, sostanzialmente sempre la stessa, ignorate tutti i progressi che fa il mondo. Non è vero, perché tanto basta avere un computer, un palmare, tutte le notizie che vengono tutte prese dai centri delle Nazioni Unite che sono su internet, è facilissimo procurarsi. Se le conosceste vi accorgereste che il mondo va bene e non c'è bisogno di questi cambiamenti riformisti, catastrofici che voi proponete, che servono solo a imporre la vostra necessaria presenza, a rendere voi indispensabili. Intanto, se fosse questa la motivazione, non è tanto facile sostenere un impegno antroposofico H24 per 45-50 anni, ci deve essere qualcosa di più. Poi non abbiamo nessuna difficoltà, e nemmeno gli altri movimenti che predicano un cambiamento, a riconoscere che sono risultati estremi. Oggi le Nazioni Unite dicono che si considera povero chi sta al di sotto di $1.25 al giorno. Nell'Africa subsahariana sono diminuiti molto questi poveri, però nel frattempo c'è stato un incremento demografico, per cui a livello di percentuale sono diminuiti, ma come numero sono il doppio. L'altro parametro che si cita sempre è quello della mortalità infantile. Chi non può essere contento che nell'Africa subsahariana nel 90 morivano 180 bambini e oggi poco più della metà, siamo tutti felici. E il terzo elemento che sempre si porta è la culturazione. Nel 90 50 bambini su 100 andavano a scuola, adesso anche questo. Però l'antroposofia mantiene tutte le sue riserve, perché quante volte abbiamo detto, ma se 1 miliardo di cinesi, 1 miliardo di indiani esce dalla povertà, bene per loro, e adotta immediatamente il sistema consumistico occidentale, che noi abbiamo portato avanti in 2 secoli distruggendo quasi tutto, e vogliono farlo in 20 anni, ma che ci rimane qui del sistema? Molto bene che escano dalla povertà, ma è importantissimo quello che dice l'antroposofia, cioè formuliamo un altro modello di sviluppo. Perché la Cina c'è arrivata a questo livello, ma come ridotta? La Cina ha problemi di acqua tremendi, non sanno più che bere.
A parte che dal 50 hanno costruito 10.000 dighe dirottando fiumi, tra le pure più grandi del mondo. La Cina, per mantenere il suo livello, è rapace. Le ferrovie hanno fatto una squadra per proteggere i cavi di rame, perché se li rubavano, perché li pagava 800 euro al quintale. Mi sembra che le gronde di rame non si vedono più nelle nuove case, le sono tornati allo zinco. Cioè, la politica poi diventa ambivalente, perché forse non tutti sanno che la Corea del Nord è l'ultimo grande deposito di terre rare. E se la Cina vuole mantenere la leadership mondiale di hi-fi, iPhone, telefonini, eccetera, di quelle terre rare ha bisogno come l'acqua, e quindi deve anche un po', ci siamo capiti. Quindi il fatto che si esca dalla povertà fa piacere, ma poi se questo significa incamminarsi sull'attuale modello proposto da chi dice che va tutto bene e si può continuare così, fra 20 anni lo vediamo quanto va bene, quando 3 miliardi di cinesi, sudamericani e indiani cominciano a inquinare come facciamo noi attualmente. E le risorse dove si prendono? Faremo la guerra per lo stagno, per la bauxite, per la plastica. Poi, la acculturazione è un bellissimo dato, ma se poi questa scuola segue i canali che ha seguito la nostra, esclusivamente intellettuale, la conflittualità sociale sarà insostenibile. Perché quella gente che in Africa per centinaia d'anni ha avuto una conflittualità che non andava al di là di uno scontro tra i campioni delle tribù, qualche ammazzatina con le frecce, lì i grandi disastri sono cominciati quando hanno i carri armati, le mitragliatrici, i bazooka, le bombe a mano. E naturalmente in un'Europa che non fa più la guerra, quando un sistema d'arma diventa obsoleto e non l'hai usato mai, è nuovo, a qualcuno lo devi piazzare. Quindi, allora, riassumendo, innanzitutto i dati li conosciamo. Io tra l'altro credo che c'ho anche un esempio proprio preciso, ma non vi annoio. I dati li conosciamo e siamo anche aggiornati, ce ne godiamo benissimo come fanno loro, sono dati importanti, però vediamo anche i pericoli. Poi, prima di dire che il mondo va bene e quindi, visto che ci sono questi dati, si può continuare così, bisognerebbe dire che nello stesso periodo i morti civili nelle guerre sono decuplicati, i profughi non sappiamo più di metterle, il numero di bambini che sparisce nel mondo è allarmante, è aumentato 10 volte e ci lascia questi sospetti atroci di che fine faranno, non li vogliamo nemmeno nominare i possibili esiti clinici. Le malattie che pensavamo fossero scomparse stanno ricomparendo con una virulenza che non si sa che fare. Le principali cause di morte nel mondo sono tubercolosi e malaria, e non si pensi che sono tanto lontane, perché ci sono molti casi anche qui, si muore di tubercolosi e malaria anche qua. Delle altre abbiamo già parlato. La disuguaglianza economica non è mai stata così accentuata, e quella è una fonte di conflitto che prima o poi da qualche parte sfocia. Ci sono minoranze oggi che possiedono quasi tutta la ricchezza del resto della popolazione, cioè minoranze del 5% possiede il 50% della ricchezza, ecco, per intenderci. È proprio così, non è mai stato così. Il clima è inutile dilungarci, non so se avete sentito le ultime notizie sugli oceani, pare che il 90% della fauna ittica sia stato distrutto, muoiono milioni di animali in modo orribile che mangiano la plastica, una bottiglietta di plastica ci mette 600 anni per disintegrarsi, 600, e se la bruciate diossina, CO2 è un disastro. Ecco, allora, siamo felicissimi che ci siano dei dati positivi, vediamo i pericoli in quei dati che vanno guidati, però bisogna anche vedere tutto il resto prima di dire che il mondo va bene così e non c'è niente da fare. Certo, ci possono anche essere degli interessi per cui è bene che continui così. L'evoluzione della coscienza in generale, questo è il pensiero ecologista. Sì, sicuramente, sì, sicuramente. Non c'è un'evoluzione della coscienza artigianale, mentre invece l'inquinamento è industriale. No, qua, però diciamo che prima degli animali non interessava nulla a nessuno. L'abbiamo detto prima, ci sono altre correnti, non solo l'antroposofia, che sono attentissime all'ambiente. Cioè, come no, tutto porta nella direzione giusta. Chi mi vuole contattare lo può fare adesso oppure attraverso la libreria. Lascio qui un elenco di libri steineriani.